dato il fatto che ci sono tre forze di polizia che hanno lavorato in sinergia come se fosse l'unica forza di polizia. Abbiamo visto grande qualità, grande professionalità, non è un caso, è un lavoro che stiamo costruendo da 3 anni, è un target altissimo che stiamo costruendo da 3 anni e io non finirò mai di ringraziare i vertici delle forze dell'ordine, cioè il comandante generale dei Carabinieri, il comandante generale della Guardia di Finanza, il capo della Polizia che stanno mandando persone di qualità. Pensate che adesso a novembre sono arrivati decine di marescialli della Guardia di Finanza selezionati dalla Scuola dell'Aquila. Arriveremo quasi a 100 marescialli dei Carabinieri per tutta la Calabria, dei nuovi corsi. Il capo della Polizia ha già mandato ispettori, agenti, rafforzando e aumentando anche la pianta organica delle squadre mobili. Quindi oggi può essere uno dei tanti episodi di sintesi di questo grande lavoro. Io li ringrazio perché hanno creduto in questo progetto che molti non credevano appena sono arrivato, qualcuno ridacchiava, qualcuno pensava che avremmo fatto cose ordinarie, al massimo le indagini di droga perché Gratteri faceva solo droga. Naturalmente è un falso storico, però noi vi stiamo dimostrando concretamente e soprattutto io vi ringrazio a voi giornalisti per essere sempre presenti qui a documentare quello che stiamo facendo di questa grande squadra che oggi è lo Stato. È una frase fatta ma è calzante rispetto a quello che voi oggi avete visto qui a parlare. Mi serve, è importante la vostra presenza perché la gente deve sapere quello che stiamo facendo per valutare se fidarsi o meno, cioè se noi siamo credibili, se noi possiamo godere la loro fiducia. E io riscontro ogni giorno, proprio stamattina la mia segretaria mi diceva procuratore, ci sono già tantissime, abbiamo superato le 300 persone che vogliono parlare, quindi nella settimana, anziché un giorno a cavallo delle vacanze, metterò 2 giorni a disposizione di usurati, di estorti, di parti offese, di gente che subisce vessazioni nella pubblica amministrazione, a venire a parlare con me, a venire a denunciare. E sempre, anche in questo lavoro, ho il supporto di un tenente colonnello dei Carabinieri, di un colonnello della Guardia di Finanza, di un dirigente di squadra mobile che vengono qui ad aiutarmi per parlare, per incoraggiare la gente che vuole denunciare. Quindi ripeto ancora per l'ennesima volta, i calabresi non sono omertosi, i calabresi non sapevano con chi parlare. Assolutamente sì, il rilievo particolare che oggi attribuiamo a questa operazione è l'aver delineato in modo netto quello che è il quadro degli organigrammi dei due clan dominanti in Cosenza, il clan degli italiani e quello degli zingari. È stato anche importante raccogliere una serie di riscontri su un complesso di attività criminali che vengono compiute ormai da tempo sul territorio e in particolare sul fenomeno delle estorsioni, che è particolarmente diffuso. È stato documentato con attività tecniche molto approfondite, sistemi di videosorveglianza, ma anche riscontri sul territorio che operatori economici venivano soffocati dalla presenza oppressiva delle cosche. E di fronte alla presenza oppressiva di queste cosche, alla fine qualcuno si è ribellato e ha approcciato i carabinieri chiedendo appunto di poter essere protetti. Questo credo che sia un passo importante per la Calabria perché indica che si sta avviando un circuito virtuoso che è certamente frutto dell'azione incisiva svolta dalle forze di polizia coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Ma guardi, la spartizione era netta ed era frutto comunque di un accordo forte, tant'è vero che poi i proventi delle attività delittuose fluiscono in una cosiddetta bacinella. E sostanzialmente l'attività estorsiva, oltre che a determinare degli introiti particolarmente importanti per le casse della criminalità organizzata, è anche e soprattutto un modo per estrinsecare in maniera evidente il controllo ferreo del territorio, e questo sostanzialmente è un fattore importantissimo per qualsiasi organizzazione criminale.
Cosenza in mano alle cosche, però devo dire che l'operazione di oggi ha concretizzato un risultato molto importante, perché sono stati veramente decapitati, diciamo, i vertici delle due cosche più importanti della città e della provincia. Sì, un'operazione complessa che un'indagine è durata tantissimi mesi, che ha visto, appunto, come si è più volte detto oggi, la collaborazione delle tre forze di polizia, magistralmente come al solito dirette dalla DDA, e che ha permesso tutto questo di arrivare ai risultati a cui siamo giunti oggi. Sì, il comando provinciale di Cosenza ha visto l'impiego sul campo dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria e del gruppo di Cosenza con il coordinamento dello SCICO di Roma. In particolare la nostra attenzione investigativa si è concentrata su Porcaro Roberto, che è stato ritenuto l'esponente di spicco del clan Lanzino Ruà Patitucci, che è stato sottoposto a fermo questa mattina. Al Porcaro sono state contestate delle condotte estorsive a danno di attività commerciali, e in particolare un'attività operante nel settore della ristorazione a rende, e quindi sono state ricostruite le dinamiche relative a questa richiesta estorsiva presso la cui attività commerciale lavorava il cognato. Unitamente a queste condotte estorsive sono state anche acclarate il possesso di armi comuni da sparo, ma anche il sequestro che è avvenuto nel mese di settembre 2019 di alcune pistole con matricola brasa, di 1,5 kg di sostanza stupefacente tipo cocaina e anche varie cartucce. Quindi, insomma, sono stati acquisiti questi elementi investigativi che hanno permesso alla DDA di Catanzaro questa mattina di procedere al fermo.